Mi pare che si sente, sì. Intanto buonasera a tutti, grazie per essere venuti così numerosi ad una serata diciamo, in cui si discute dei libri, che non è cosa usuale in questo mondo, in questo periodo. Ciao, vi ringrazio per essere venuti così numerosi in una serata che si discute di libri, che non è una cosa usuale in questo mondo in cui la vacuità è spesso la formazione di un pensiero che si basa solo sulle letture veloci di strumenti che sono strumenti tipo Facebook o altre cose, hanno l'ambizione di formare pensiero, perché siamo caduti in questo e quindi questa è una caduta gravissima per la cultura. Intanto ringrazio l'AIPARC per avermi voluto qui a Melito, che io torno sempre gran volentieri, ringrazio il Presidente nazionale, il Presidente di Melito, ringrazio la professoressa che mi ha fatto un excursus. Io sto girando per lungo e in largo la Calabria, la Sicilia, a settembre poi inizierò a girare per tutta l'Italia e in ognuno sento che ognuno che mi presenta ha una sua. Stasera ne ho sentito una delle più belle dal punto di vista come la professoressa ha inteso che il romanzo potesse indicare, potesse significare una certa visione di quello che nel romanzo poi c'è, una visione del tutto giusta, che era uno dei motivi che io poi mi ha portato dopo 40 anni dai fatti a scriverlo questo romanzo. Ringrazio la signora Tosca che ha voluto leggere alcune delle pagine più significative del romanzo. Ringrazio tutti gli amici miei che sono qui, ringrazio Josie e la sorella Giulia, la mamma, che si sono adoperati ad volere questa serata, e tutti gli amici, il sindaco che ormai ci lega una sintonia particolare su tematiche che riguardano i nostri miseri territori, che sempre di più vengono non guardati con l'intento di aiutarli, ma solo con l'intento di essere strumentalizzate, perché bisogna dimostrare in fondo che noi siamo sempre rimasti periferia, da sempre, nel periodo dei piemontesi, ma parte anche l'incapacità noi ad avere di esprimere quello che in altri territori sono poi espressi. E, diciamo, avete letto pagine anche l'altra sera, l'abbiamo presentato così, rompiamo subito questa atmosfera anche dalle pagine che sono state lette e dal filmato di grande malinconia. L'altra sera l'abbiamo presentata a Palmi, in questa vastissima platea che c'era a Palmi, e lì c'erano tre procuratori della Repubblica a presentarlo e logicamente, diciamo, io ritengo persone di grande spessore, ma anche di grande, per certi aspetti, se si può essere umani nel ruolo che loro hanno, il dottore Di Palma in modo particolare, e che lui logicamente la lettura l'ha data in una certa maniera, dicendo che questo è un trattato di antropologia per quanto riguarda, diciamo, per quanto riguarda le disgrazie che possono combinare il pensiero di 'Ndrangheta. Il romanzo, come avete ben capito, è un romanzo contro il pensiero 'ndranghetistico e mafioso, totalmente contro. Bene, voglio dire che, siccome io racconto degli episodi in questo, avendoli vissuti tutti in prima persona queste cose, a un certo punto uno che era del pubblico si è alzato, ha chiesto la parola e ha preso la parola, uno che è medico ormai, che sta andando in pensione, e ha testimoniato su uno degli episodi che c'erano nel libro. Il signore che andò a attaccare a tutti, per fortuna il reato era prescritto, perché dopo 40 anni sicuramente quel tipo di reato era prescritto, però come per dire che sembra un tempo lontano, ma in fondo è molto vicino a noi. Il romanzo descrive, racconta, io
era da 20 anni che volevo scriverlo questo romanzo, cioè questo racconto, i miei libri. Io per formazione sono un romanziere storico, cioè io scrivo, ho scritto fino adesso romanzi storici. Voi come sapete in Italia pochi scrittori si confrontano con i romanzi storici, perché il romanzo storico di per sé è un genere letterario difficilissimo quando è un romanzo storico e non un fatto che uno prende un episodio di storia e poi fa quello che vuole, tipo prendiamo tutta l'epopea di Alessandro Magno, no? Alexandros, che si diceva tutto quello che si voleva là, si scriveva tutto. Il romanziere storico ha obblighi ben particolari, che sono quelli di prendere un pezzo della storia o di individuare un personaggio o un fatto storico conosciuto di solito, e che ha l'obbligo sì di poter spaziare, ma di non uscire mai dai contorni che quel fatto porta, perché altrimenti diventa una barzelletta. E c'è come uno, se uno avesse un sacco con sé e lo riempie di qualcosa, fuori dal sacco non puoi andare perché lo riempie di quelle cose, ma fuori sicuramente dal sacco non puoi andare. I romanzi storici sono questi. Artemisia nacque quando io per caso mi incontrai con l'uccisione di un prete. La cronaca dell'uccisione di un prete diceva: il 12 maggio del 1785, mentre tornava verso la canonica, ci spararono due corpi di scopetta e uccisero Don Angelo Falvetti. Il prete visse 9 ore, dopo 9 ore rese l'anima a Dio. E di là mi partì, dico, perché hanno ammazzato questo prete? E poi, facendo uno studio sulla famiglia Nobili di Seminara, che era un seggio di nobiltà a sé, cioè era separato da tutta la nobiltà che c'era in Calabria, perché era un seggio talmente di nobili potenti che non riconoscevano nessun'altra categoria di nobili accanto. Loro erano talmente ricchi e potenti, discendenti tutti di famiglie reali, che c'erano i Grimaldi, c'erano i D'Aquino, c'erano i D'Alessandro, c'erano i Sanchez, erano tutti discendenti di case reali. Allora mi sono domandato, facendo una ricerca su questo, mi sono imbattuto in una lettera che discendenti di una della famiglia Sanchez si scrivevano tra di loro, e commentando una disgrazia che avevano avuto. Il romanzo del 1785, parliamo di metà dell'Ottocento, due si rimproveravano, dice, beh, forse noi paghiamo per aver ucciso un uomo di Dio, un uomo della Chiesa, i nostri antenati per avere... E di lì è scattata la molla di Artemisia. Lo stesso di Leonzio Pilato, che forse il romanzo che io ho studiato e ho amato, diciamo, era perché mia madre, voi sapete, io vengo da un paese che ha avuto una storia criminale, forse una delle più violente di tutta l'Italia meridionale, che è Seminara. Non so di voi chi non si ricorda la faida di Seminara, ma quello è uno dei tanti episodi. Seminara ha avuto una storia tragica di organizzazione di 'Ndrangheta, anche se non ha famiglia di grosso spessore di 'Ndrangheta, però ha avuto dal 45, 44, 45 in poi. E mi ricordo quando ero piccolissimo, a 3 anni, 4 anni, quando incominciavo a capire le parole, quando succedevano fatti, io abitavo, sono nato, e questo forse è una delle più belle cose che mi sia capitato, sono nato in campagna in mezzo ad una foresta di uliveti, sono cresciuto lì. Una delle prime cose che sicuramente ho visto quando ho preso gli occhi per capire, ho visto solo uliveti. E uno diceva, ma che succedeva con Marellina? Ma che dice, mazzara uno, e diceva chi, per esempio, in due paesi, ah, dice noi, mia madre, dice noi sicuramente ci portiamo la maledizione di Pilato, intendendo Ponzio Pilato, no? Mentre lei aveva, c'era la tradizione della trasmissione di questo Leonzio Pilato, che fu il primo traduttore dell'Iliade dell'Odissea e che introdusse in Europa l'umanesimo. Quindi quest'altra cosa di Leonzio. Poi la Terra Rossa è la storia che una volta una mi raccontò, un episodio che riguardava un suo nonno,
quando il padre a 14 anni aveva ucciso chi era ritenuto suo padre. Sapete, parlavo una storia di figli muli, sostanzialmente i figli muli qui da noi erano i figli che i signorini, quelli che di solito nelle grosse famiglie, possedimenti, quelli che erano, avevano ereditato anche i feudi, non si sposavano, però avevano delle serve, avevano delle... e non le riconoscevano. Questa aveva avuto 5-7 figli con questa, e l'ultimo poi gli è successo un fatto. E io l'ho voluto raccontare in La Terra Rossa. E poi il Gran Capitano e il Mistero della Madonna Nera, che proprio avanti ieri mi hanno invitato a Valencia a marzo a tenere una grande conferenza sulla storia del Gran Capitano Gonzalvo da Cordova, che fu il primo viceré di Napoli, che fondò, diciamo, che diede alla casa regnante di Spagna, diede Napoli, sottratto all'antico dinastia degli Aragona. E perché io sono nato in questo posto, dove durante gli scavi che mio padre fece nel 49, quando si sposò, 48, che si sposò con mia madre, questo era un monastero, antico monastero, e facendo lo scavo di una casa, quello era un monastero, e lì trovava seppellimenti di monaci e anche di un grande soldato in armatura spagnola, sepolto lì. E la cosa era che lì, in quel posto, Gonzalvo da Cordova aveva tenuto la riunione prima della battaglia che poi si combatté a 2 chilometri da dove stavo io. Fu l'unica battaglia che lui perse in tutta la sua vita, ma che dall'inizio poi la riconquista del Regno di Napoli. Ecco, per dire come nasce l'idea di un romanzo, cioè i miei romanzi hanno a che fare con questa terra, ma anche hanno a che fare con la memoria e con ciò che è questa terra, conoscendo bene le pieghettature storiche di questa terra, che non è cosa comune che ci si studi sulle cose. Questo romanzo nasce dal raccontare cos'era Messina negli anni 75-80, che adesso non si ha nessuna memoria di questo fatto. Se uno va a Messina, non che è ritornata ad essere una città babba, come dicono, non lo fu mai una città babba, ma Messina in quegli anni, dal 70 all'82-83 in modo particolare, era l'epicentro di grosse concentrazioni di tipo massoniche, ma soprattutto di grossi interessi di 'Ndrangheta, perché tutta la 'Ndrangheta della provincia di Reggio Calabria aveva un'estroflessione a Messina, con studenti, ma anche con interessi. Se noi pensiamo che agli inizi degli anni 70, nel 71-72, il presidente dell'Opera Università di Messina era D'Ostilo. E quindi, se capiamo che cos'era questa cosa, e che quando arrivavano lì questi figli, queste famiglie, queste persone, lì si incrociavano con fortissime organizzazioni di eversive dell'estrema destra, che organizzarono anche colpi di Stato a Messina. Io lì ho conosciuto, ho corso il pubblico ministero che poi venne ucciso a Roma da Concutelli, perché veniva a fare indagini, perché Messina era sicuramente un centro. Voi capite, noi studenti, diciamo, che venivamo da un'altra estrazione, che cosa eravamo? Eravamo gente che non ci potevamo muovere, in effetti. C'era Fuon che comandava su tutto. Tra l'altro erano pure del mio paese in quel periodo, il presidente del Fuon. Ma sostanzialmente noi che avevamo un'altra estrazione, che venivamo, che pure già a 14 anni, a 15 anni, a 16 anni, a 20 anni quando siamo arrivati eravamo già ideologicamente formati. E se uno pensa adesso a come eravamo noi allora, sembra che non sia mai esistito quel tempo. Cioè, noi eravamo studenti, come succedeva in tutta l'Europa, in cui lo studente pensava di essere possessore di capacità, di pensiero, ma anche di azione, di cambiare il mondo. Voi sapete che gran parte delle
delle organizzazioni, diciamo, militanti armati in Italia erano formate da studenti, gran parte di cui ho conosciuto, e di operai in sostanza, erano queste che formavano quello che forse uno non ha nemmeno l'immagine, per esempio, che cos'erano le Brigate Rosse, per esempio, no? Che era una classe che pensava di cambiare il mondo o cambiare l'Italia attraverso una serie di attentati o quantomeno quello che passava per terrorismo, ma fondamentalmente queste erano gente che aveva una intellettualità al di sopra della media. Loro questo erano. Io alcuni nella mia cosa li ho conosciuti, perché all'inizio non erano brigatisti, cioè non erano, era gente che viveva nell'università, con loro avevamo contatti, parlavamo, c'erano i greci a Messina. Quindi io racconto una storia di uno di questi, a un certo punto, che era un militante integrale, a un certo punto gli succede un fatto. In un paesino della Calabria gli uccidono il padre. Ma non per scontri, come si può intendere adesso, spartizione di droga o... No, le faide degli anni 70 erano un'altra cosa, totalmente un'altra cosa. Diciamo che lo spartiacco sono gli anni 80. L'80 in modo particolare, quando la 'ndrangheta da fenomeno locale diventa internazionale, con i risultati che abbiamo ora. Cioè non vi è transazione finanziaria in Europa, come dice la DDA nazionale, che non abbia la connotazione di 'ndrangheta, e poi ci dicono che la capitale della 'ndrangheta ce l'abbiamo in Calabria. È un'altra delle tante figure per dirci, insomma, voi siete sempre quelli, noi vi usiamo come vogliamo noi, per dirvi che voi siete, ma in effetti ce l'hanno loro la 'ndrangheta in mezzo alle loro cose. Successe che a uno di questi gli successe questo, e questo ragazzo che mai potevo pensare, o mai pensavamo, lui che era un capo, che era uno che molto probabilmente già aveva partecipato a qualche azione in Nord Italia di, come possiamo dire, di sovversione, perché non ci distinguevamo, di sovversione, potesse a un certo punto, trascinato da quello che era scoppiato dentro, che non era una famiglia di 'ndrangheta, il padre all'inizio, quando era giovane, aveva avuto problemi, ma poi erano rientrati nella normalità, avevano degli uliveti, avevano del bestiame, che avevano tutta una serie di cose, ma a un certo punto gli succede, famiglia logicamente che dal passato traevano quello che noi chiamiamo il rispetto, cioè non li toccavano, non andavano a chiedergli la mazzetta perché non potevano farlo. Gli successe che gli uccisero il padre in un contenzioso, come è stato detto, qui in un acquisto di uliveti, e di una certa maniera, pretesa da altri, e poi succede una cosa. Ecco, sulla madre, questo ruolo che la madre ha avuto da Elettra, questa sulla madre, lì si è posto il problema a un certo punto. Io me lo ricordo finché lui stette con noi, poi l'abbiamo, diciamo, e lui mi disse di aver visto la madre, della figura della madre, che lui fino aveva 24 anni non l'aveva mai vista in quella maniera. Però lì si posa un problema che si lega anche con, per certi aspetti, perché il romanzo, io ho voluto dire tante cose, compreso la fine di quella grande idealità che noi abbiamo avuto e che pensavamo di cambiare il mondo in quella maniera. Cioè la madre, conoscendo le dinamiche che c'erano in quei luoghi, in quei paesi, aveva due alternative, due. O andarsene, prendere tutto e andarsene dopo l'uccisione del padre, o se avevano, diciamo, il materiale umano e la capacità di ribellarsi, di resistere. Ecco, quell'accanimento, quella cosa della madre, che in fondo lei fece quella cosa perché dove doveva andare? Lei non conosceva altro mondo, il suo mondo era quello. Allora dice, se voi non fate questo,
voi non esisterete più, perché in qualsiasi posto andrete. E queste cose sono cose, guardate, che è inutile che molte volte, tant'è vero che quel magistrato addirittura l'ha puntato questa cosa, dice io cosa avrei fatto in quel caso? Sarei andato alla procura? Non penso. Poi l'altro magistrato gli ha detto ma come? E dice non penso. Ma queste cose in quegli anni c'erano e lo Stato era totalmente assente, perché non è possibile che nella faida di Seminara ci sono state circa 40 morti e lo Stato non è intervenuto per nulla. Che nella faida di Cittanova ci saranno stati altri 60 morti e lo Stato era spettatore, se non che mandava di più a rafforzare la caserma dei carabinieri del paese. Ma in effetti quella spirale, cioè questo fatto di uno Stato che si fa non compartecipe e cerca, ma si fa spettatore e aspetta per vedere. Ecco, io questo pure l'ho voluto dire nel romanzo, perché è così. Cioè uno Stato non può essere parte, diciamo, estranea. Allora, qui entra la cosa, quando lui dice io pensavo, dico, ma lo Stato qui è assente, cioè io che faccio? Sì, vinco, però la mia famiglia non ce l'ho più. Ecco, qui va, ecco, la riflessione e le tematiche che pone il romanzo vuole essere questo soprattutto. Io mi permetto di leggervi, perché lo desidero farlo, una cosa che mi ha scritto una persona, che adesso forse capirete anche che tipo di lavoro può fare questo. Dice, ho terminato la lettura dell'opera degli Ulivo, una storia angosciante e struggente di una morte annunciata. Chi ha tante volte seguito da spettatore e investigatore simili vicende, ne coglie nella lettura aspetti di vita che pure immaginava, come l'autore del racconto che li ha saputo esporre con tale cruda realtà da essere appunto cronaca crudele. Un libro che farei leggere e circolare nelle carceri quale mezzo di stimolo alla riflessione, per fare capire che la vita criminale non paga mai e che la vita normale, che è un'opportunità comune, vale la pena di essere vissuta pienamente, senza sposare la violenza criminale della vendetta e della sopraffazione che conduce ad una spirale infernale che tutto annienta. Questa me l'ha scritta, logicamente, come voi capite, un altro grandissimo magistrato che non è nemmeno qui in Calabria, ma opera in altri posti, perché c'è un'interpretazione. Lui addirittura dice, se fosse per me lo farei leggere all'interno di lei per capire. Ecco, ma il romanzo è questo, cioè Cornice Messina, tutto ciò che è successo a Messina, che non fu, voi non avete idea che cosa poteva essere Messina. A Messina ci furono due omicidi terribili che ci riguardarono direttamente. Uno fu il Grifo, che si chiamava Luciano Sansalone, ed era un ragazzo d'oro, io l'ho conosciuto, eravamo amici, stavamo, anche se lui non era della mia stessa posizione politica, era il capo della goliardia, bellissimo, un ragazzo bruno, aveva un neo, mi ricordo, capelli neri, occhi neri, aveva una ragazza bellissima, fidanzata in quel periodo, che voi conoscete tutti questa ragazza, non lo dico tanto, era Anna La Rosa, la giornalista, e quindi l'hanno ammazzato come un criminale, uno delle più. Io sono arrivato subito dopo, quando ci hanno chiamato, e l'ho visto in quel balcone, in quello spiazzo davanti alla casa. Uno era questo, un altro era il genero del rettore, il dottore Botteri, gastenterologo famoso, che non si è mai saputo nulla. È come se fosse qualcosa. Ecco. Ma c'erano spare di studenti, che era Drangheta pesante, era Drangheta che quando camminava e quando decideva di fare una cosa non è che gli importava se lo faceva di giorno o di notte, allora lo facevano, e gente professionista, adesso sono tutti professionisti, tutti gente per bene,
E di questi noi ci scontravamo, eppure, insomma, quella, però voi dite va bene oggi o va bene allora? No, io quella vita non la cambierei con nulla. Io quella vita lì che ho passato a Messina e che quando un commissario di pubblica sicurezza che si chiamava Sfacteria, qualcuno di voi forse l'avrà conosciuto, capo dell'ufficio politico della Digos, quando mi laureai nell'81, il giorno che mi laureai l'Aula Magna era pienissima di studenti, c'erano almeno 700 studenti che vennero alla mia laurea, che poi si misero a piangere, e quindi l'ho incontrato dopo e lui mi disse, lei, dice, Gioffre, si ricorda che venivo nella sua stanza la mattina alla casa dello studente, le bussavo e le dicevo, Gioffre, stanotte dove sei stato? Dove sono? Qua che dormivo. Dice, lei sulla testa ha una spada di Damocle che prima o poi cadrà, sempre mi diceva questa cosa, io che allora non ero tanto amante perché avevo altro per la testa del mondo classico, non sapevo bene Damocle che cosa aveva combinato. Allora mi disse, lei insieme all'altro suo amico, mi disse quell'altro, indicandomi, disse, lei lo sa che era condannato a non lasciare mai l'Università di Messina, per come era stato pensato per lei. Lui era capo della Digos, quindi sapeva benissimo quello che diceva. Lei non era, lei per una serie di fortuità, lei si laurea e va a fare il medico, ma lei non doveva lasciare Messina. Quindi questo romanzo, che potrà avere una fortuna che ha avuto Artemisia, diciamo, queste cose voglio raccontare, perché nessuno di noi, perché era giusto anche dire che cosa può essere lo stravolgimento del pensiero quando si inserisce il tarlo di quello che poi passa per la vendetta, ma in quel caso io ho voluto dire come e perché. Non do giudizi, perché non sono in grado di dare giudizi di moralità, non essendo un moralista non lo faccio. Io ho voluto solo raccontare e l'ho fatto riuscendolo a fare dopo 40 anni e per 20 anni avendo sempre iniziato e strappato i primi fogli del romanzo, perché non volevo fare, non avevo la forza per farlo, tanto vivo erano i ricordi. Vi ringrazio e veramente di cuore per essere qui venuto con me. Ringraziamo l'autore, mi ha fatto rivivere i miei anni dell'università, quando io andavo nella biblioteca e arrivavano quelli del FUAN e dicevano andate via, perché qua incomincia il macello. Proprio me li ha fatti rivivere. In ogni caso, noi la ringraziamo tantissimo stasera perché il suo è stato un romanzo bellissimo. Io l'ho letto tutto d'un fiato, non riuscivo a staccarmi. Me lo sono letto in una notte. Sì, sì, è vero. Io poi inizierò per l'Italia, domani sera mi hanno invitato a Reggio insieme a Criaco sulla cinematografia. Volevo solo dire questo. Ringrazio perché so che il romanzo sta avendo un grande successo in giro. E domani sera siamo a Reggio, mi hanno invitato questi dell'Associazione Scrittori, non so. Dove c'è l'angelo, se non piove, in un dibattito tra me e Criaco sulla cinematografia calabra. Poi martedì sono a Trebisacce, poi mi fermo perché devo aspettare che mia figlia sta per avere un figlio, una figlia, quindi devo... C'è qualcuno che vorrebbe fare qualche domanda all'autore? È stato abbastanza esaustivo. No? Non c'è nessuno? Va bene. Una cosa, prego. 78, lo russo ammazzato
Lo studente. Che riflette, che cosa ricorda a Messina? Che cosa è successo? A Messina cosa successe? Facciamo una manifestazione, quella che facevamo sempre. Io le posso però raccontare, se vuole sapere, la partecipazione alla cacciata di lama dell'Università di Roma. Noi eravamo lì, io ero lì, quindi giovanissimo, giovane, mi pare che fu quell'anno, fu 76 forse fu, 76 e eravamo parte di un'organizzazione che si chiamava Autonomia Operaia. Certo, dove c'eravamo noi non c'erano gli altri, non ci sarebbero state quelle che ci sono ora. E quindi quella notte ci chiamarono a Roma, io fuggii da mio padre che mi controllava assiduamente. E andammo a Roma, dormimmo dentro la facoltà di lettere. La mattina alle 4 il servizio d'ordine della CGIL arrivò all'università e ruppe le catene che noi avevamo messo intorno all'università, perché non facevamo entrare nessuno, l'università era occupata, che c'era stato il fatto, l'episodio, quando a Legge buttarono uno studente, lo ferirono. E a un certo punto, arrivò Lama, verso le 8:30, salì su un palco, su un camioncino, mi ricordo, io ero un ragazzino, certamente ero snello, non ero così, potevo... Allora... C'erano i cosiddetti indiani metropolitani. Gli indiani metropolitani erano un gruppo, erano dei fantasiosi, erano studenti, anche gente, dei fricchettari ora si direbbe, immaginifici, cioè questi ballavano, facevano la resistenza non violenta. Si misero a ballare di fronte al camion di Lama e lì di colpo avanzò il servizio d'ordine della CGIL e del Partito Comunista, che era gente che dava botte, che parlavano con le mazze, e li massacrarono di botte a questi indiani metropolitani. Noi eravamo dietro, eravamo logicamente gruppo organizzati. A un certo punto, e quello fu l'unica cosa che forse la più dolorosa per noi, a un certo punto quando vedemmo che questi erano a terra massacrati dal servizio d'ordine della CGIL, noi che eravamo dietro avanzammo e distruggemmo tutto quello che trovammo, cioè il servizio d'ordine del PC, della CGIL. Lama, che non aveva subito, aveva iniziato a parlare dicendo che... la polizia doveva ristabilire l'ordine dentro l'Università di Roma, cioè cose che per noi erano logicamente cose sacrileghe, no? Uno che veniva a dirci, avanzammo e lui fece solo in tempo a saltare dal camion e a fuggire, fuggì da solo, dietro aveva solo una persona che gli andava dietro cercando di proteggerlo. E noi, si può dire, in un quarto d'ora smontammo completamente il camion. Poi io mi presi il treno e me ne scesi. Già là, il pomeriggio inoltrato ero qui e me ne ero andato a Messina. Questo sono uno dei tanti episodi per ricordare che cos'era allora. Pensa che noi non avevamo, ci scontravamo con questi qua. Insomma. Per dire, quello fu il punto di rottura, si può dire, tra noi... tra una sinistra e il movimento, il PC, allora non ce lo perdonarono mai questa cosa in fondo. Non ce lo perdonarono mai e ce la fecero pagare amaramente. Io ero a Messina anni, perché io mi sono laureato nel 68. Proprio, 68? No? 68, 68. E mi dovevo laureare a giugno, 68 in lettere, quando la facoltà fu occupata. Quindi a Messina il movimento arrivò nei primi mesi, diciamo, quasi estivi, no? Del 68. Devo dire che i dibattiti che ci furono, soprattutto nella facoltà di lettere, che io frequentavo, di filosofia, erano molto scarsi.
sia a livello della sinistra che a livello della destra. Cioè non c'era veramente una coscienza politica. Quello di cui parla lei, lei l'ha visto a Roma, non a Messina. Sì. Perché a Messina, diciamo, qual era il problema? Il problema era quello di trovare una scusa per alzare le mani e darsi botte. Il problema era quello, perché da una parte era quello il problema. C'erano i comunisti di sinistra che avevano occupato la facoltà, quelli di destra, i fascisti che volevano che fosse, o anche loro volevano occuparla, però non avevano gli stessi obiettivi. Il discorso dell'andrangheta, della mafia in quegli anni, all'inizio, secondo me fu estraneo. Cioè la mafia, io parlo degli anni 60, la mafia non aveva nessun interesse ad accostarsi al movimento studentesco. Cambia tutta la prospettiva negli anni 70, sia a Reggio, con Reggio Capoluogo, perché in fondo cosa succede negli anni 70? A Reggio succede i fatti di Reggio, a Roma le Brigate Rosse, che sono due movimenti, diciamo, completamente opposti, ma sono due movimenti eversivi in tutti e due i casi, no? E lì praticamente la mafia nei fatti di Reggio entra, perché c'era un discorso economico ed è logico che aveva tutto l'interesse a che gestisse il movimento. Però, e concludo, devo dire una cosa che è molto interessante, che non se ne parla quando si parla del 68. La vera rivoluzione era quella che avveniva fuori dall'università, nella società civile. In quegli anni, io mi ricordo, appena laureato, ci sono stati un sacco di stimoli culturali nuovi, rivoluzionari, la musica, per esempio, Bob Dylan, i Beatles, il cinema, a Reggio il Circolo del Cinema programmava i film latinoamericani, i film russi, e quindi c'era, diciamo, da parte dei giovani che non avevano partecipato alle botte che si davano a destra e a sinistra, che poi finirono tutte e due praticamente nel terrorismo, no? Tutte e due finirono male. C'era un cambiamento culturale molto interessante, e soprattutto per quanto riguarda la donna, perché soprattutto da noi in Calabria la vera rivoluzione del 68, che è rimasta fino ad oggi l'unica, è stata l'evoluzione della donna e il cambiamento dei costumi e della, come dire, idea anche femminile. Per quella è la più grande rivoluzione del 68, anche che poi si svilupperà, certo, non proprio nel 68, anche se nel 68 le compagne avevano un ruolo molto, anche all'università, di fare le vivandiere, ma non avevano un ruolo culturale. Insomma non avevano. Ma guardi, le dirò subito, sì, è vero questo. Ragionate, il 68 fu un momento del nord Italia e soprattutto francese, e poi dell'Europa centrale, americano per certi aspetti, perché lì si intersecava con la resistenza alla guerra del Vietnam. Da noi il 68 era per riflesso, c'erano questi movimenti, però da noi accadde poi un fatto grave, che fu la rivolta di Reggio Calabria, in cui fu il primo vero tentativo eversivo che si stava organizzando con un tentativo di colpo di Stato, perché voi le memorie qui, voi a Reggio per esempio Borghese, Valerio Borghese era quello che militarmente aveva, no? E c'era Reggio Capoluogo che era dominato, i paesi che eravamo intorno, dove diciamo eravamo invece di resistenza, cioè io a quell'età avevo 14 anni. Però già nel mio paese, per esempio, noi facevamo le manifestazioni. E anche, mi ricordo una volta, una sera, quando venne lanciato l'allarme che poteva esserci un colpo di Stato quella notte, perché allora c'era una struttura organizzativa che aveva la capacità di sapere anche alcune cose, noi la notte, per esempio, nelle strade, presidevamo le strade, in attesa, e pensavamo di fare, sì, era un'altra cosa, però la 'ndrangheta a Messina negli anni 70, studenti, era una cosa reale e presente. Io è giusto che non le dico, però c'era gente che insomma
Non è che erano lì perché dovevano controllare. In quel periodo si costruiva il Policlinico Universitario, si costruiva Papardo, quindi c'erano grossissimi interessi. L'opera universitaria era un ente che aveva a disponibilità soldi, molti soldi, ed era sotto il controllo tutto della 'Ndrangheta calabrese, perché appunto Messina veniva considerata una città babba. C'erano là anche forme, soprattutto a giostre, di organizzazione malavitosa, ma sostanzialmente di fronte a quelle che arrivava dalla Calabria lì non era nulla. Là c'erano studenti che erano capi, cioè che facevano veramente da capi. È il periodo che andavano a prendersi le materie con le persone. Quello era. Si è protratto negli anni. Non è rimasto. Allora. Quando le regioni, brava. Calabria con Capricorno, è stato uno scippo bello buono, uno scippo dovuto al potere, bravissima, dovuto potere. Brava! Le consegnate. No, ma questo sono d'accordo. Io dico quello che si è visto. Il 68 che ha emancipato la donna in Calabria. La donna in Calabria, se permettete, l'ho emancipata. Bravissima! Lei me la ricordo quando veniva. Perché era veramente del decennio. Allora, che una donna di buona famiglia stesse con la strada la mattina. Io sono stata la seconda donna a prendere la patente in provincia del Reggio, la prima è stata quella di Siderio. Mi sono inventata una professione che mi ha portato sulla strada dalla mattina alla sera. Io con la mia persona mi sono fatta l'informatore, mi chiedi tu. Io mi ricordo, all'inizio della mia identità mi ricordo. Bene. Senti. In questo non sono assolutamente, mi ricordo che mia madre, quando sono andata a lavorare il primo giorno, mi accompagnò in portone di casa senza chiamare. Questo però, ognuno fa il lavoro portandosi dietro. Ti volevo chiedere una cosa, di quest'opera dei miei libri, che resta oggi, nel 2018? Cosa resta? Come personaggi? Come opera, come personaggi? Come opera resta il fatto che in fondo alcune cose, forse se in quel periodo, diciamo anche in Calabria, fosse arrivato un vento nuovo, forse oggi non ci saremmo trovati con Enzo in quella maniera, con Giulia in quella maniera, e forse avremmo avuto una vita migliore. Allora ringrazio tutti e ora do la parola alla mia presidente nazionale che prima non ho salutato, scusami Irene. E allora io rivolgo un caloroso saluto a tutta l'AIPARC Melito Porto Salvo Area Grecanica e a tutti i presenti. Un ringraziamento affettuoso a Lucia e a tutti i suoi collaboratori, in primis Giosi e Giulia Careri, Daniele Dattola e tutto lo staff di collaboratori, anche Tosca, che hanno contribuito al successo di questa serata, e quindi a un'organizzazione impeccabile e perfetta. Questo evento rientra a pieno titolo, ovviamente, nel nostro grande progetto, che è quello di accendere i riflettori su personaggi, siti, opere
eventi dell'arte, della cultura, della comunicazione, della storia, della scienza, dello spettacolo. Il personaggio Santo Giuffrè non ha bisogno di promozione da parte dell'Hyde Park, ma abbiamo il piacere e l'onore di metterlo al centro dell'attenzione di questa sera, anche perché è per noi un grande piacere, essendo uno scrittore ormai collaudato, che ha, come ha illustrato brillantemente Maria Luisa e come ha descritto Lucia, ha già al suo attivo diversi documenti storici che sono il frutto di ricerche meticolose e puntuali. Oggi Santo Giuffrè ci propone un romanzo storico sociale che è una fotografia delle dinamiche culturali e psicosociali, antropologiche e sociologiche che caratterizzano il contesto ambientale in cui si svolge la vincente storia. E l'opera degli Ulivi è quindi uno spaccato di vita vera che, se non fosse testimoniata dalla cronaca, potrebbe sembrare assurda e incredibile. L'opera ha come sfondo la profonda depressione culturale di un contesto socioambientale incapsulato in meccanismi perversi, radicati e diffusi a cui è impossibile sottrarsi, e mette in risalto il fermento ideologico che negli anni 70, come abbiamo fino a questo momento sottolineato, spinge molti giovani a rischiare la vita per affermare il loro ideale, un proprio ideale. L'amara conclusione a cui ci conduce lo scrittore è questa: non bastano il forte richiamo ideologico, l'amore sincero e appassionato di una donna, la prospettiva di una professione prestigiosa e responsabile e rispettabile a modificare quello che ha già deciso un contesto ambientale e culturale spietato e ineluttabile. Il suo destino è segnato già, e quindi è destinato ad affermare la propria superiorità, la propria supremazia attraverso la vendetta e l'affermazione violenta appunto della propria superiorità. Quindi sono queste le uniche possibilità di affrancamento, di gratificazione, di riscatto da una vita altrimenti condannata all'umiliazione e al disonore. La lettura dell'opera degli Ulivi, che io come Lucia ho divorato e quindi con grande interesse, con grande entusiasmo e curiosità, mi ha spinta però ad alcune riflessioni. Qual è la differenza tra l''ndrangheta che impone la sua supremazia con la violenza, con la forza, e gli attuali potenti di turno che con una violenza psicologica anche più sottile e subdola impongono la loro superiorità a chi è alla ricerca di un posto di lavoro o ancora meno alla ricerca di una possibilità di abbreviare i tempi per effettuare una visita medica o un esame clinico? Lo studente estremista degli anni 70 è pronto a sacrificare anche la vita per difendere un valore in cui crede. Quali sono gli ideali dei giovani di oggi? Il denaro,
l'alcol, la droga, le macchine potenti, i vestiti griffati, l'aspetto estetico. E chi è responsabile di questo vuoto assoluto, della mancanza di punti di riferimento, della confusione ideologica, del disorientamento, della mancanza di aspirazioni, del rassegnato ripiego ad un'esistenza banale? Certamente non i giovani. Cosa possiamo fare per recuperare i valori autentici e offrire alle nuove generazioni una nuova prospettiva di vita che li induca a stare lontani dalle lusinghe inesorabili della mafia, dell'andrangheta, della camorra o di altri falsi miti? L'Hyde Park si pone come progetto di speranza, come promozione della cultura intesa quale strumento essenziale per un autentico riscatto sociale. I parchi culturali rappresentano lo strumento funzionale alla ricerca delle strategie più utili al raggiungimento di un'autonomia di pensiero, di un equilibrio, di una dignità da cui, secondo una prospettiva sistemica, si possa partire per dare impulso allo sviluppo morale, sociale, politico delle varie realtà contestuali, non solo del nostro meridione. A questo proposito sono in via di attuazione alcuni importanti progetti parco finalizzati al perseguimento di questi obiettivi. Il parco sanità e benessere, rivolto alla prevenzione dalle dipendenze da droghe, alcol, sistemi digitali, alla promozione della cultura della donazione, della solidarietà. Il parco musica e cultura, incentrato sulla ricerca, sullo studio, sulla conoscenza della musica come potenziamento della nostra identità culturale o come mezzo per affermare le proprie potenzialità e il proprio talento. Il parco sport e benessere, finalizzato alla rimozione delle devianze, alla canalizzazione delle energie verso obiettivi positivi, alla scoperta di talenti. Il parco, le nostre chiese, un parco ecclesiale dunque finalizzato alla conoscenza della nostra storia, della nostra arte, della nostra cultura attraverso la ricerca, lo studio, la valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico, socio-antropologico, la storia, i riti, le credenze, i costumi, le usanze racchiusi dalle nostre chiese. Ed è questa la logica che darà vita ad un progetto parco dall'importanza strategica per lo sviluppo economico, sociale e culturale di questa realtà territoriale, un parco dedicato al Bergamotto. Lucia Mangeruca, coadiuvata dalla prestigiosa personalità ed esperti che arricchiscono la sezione ai parchi di Melito, sta per mettere a punto un'importante attività di ricerca, di studio, di valorizzazione di questo prezioso agrume che potrebbe costituire un'autentica risorsa per lo sviluppo di questo territorio sotto tutti i punti di vista economico, lavorativo, turistico, culturale. Ovviamente l'Hyde Park non presume di raggiungere questi ambiziosi traguardi da sola, ma attraverso un laborioso sistema di reti che prevede il coinvolgimento sinergico di enti, istituzioni, altre associazioni ed altre possibili risorse utili al raggiungimento di questi obiettivi. Io ovviamente faccio riferimento alla possibilità che ogni territorio ha una sua identità, una sua autonomia, una sua fisionomia che deve rispettare. Quindi se c'è questa opportunità rappresentata dal Bergamotto, ma noi ci dedicheremo oltre che a questo anche allo sviluppo e alla conoscenza di altre possibilità
che possono derivare per esempio dalla parte linguistica che riguarda zona grecanica, Pentedattilo, tutta la storia, tutte le possibili risorse e che arricchiscono appunto questo contesto. Io ringrazio tutti e sono felicissima che questo evento si sia svolto in questo centro territoriale al quale tengo molto, perché fa parte del territorio nel quale io sono nata e in parte cresciuta. Grazie a tutti, ho qui anche dei miei parenti che sono anche parenti del dottore Giuffrè, che è l'autore del libro del quale ci siamo interessati. Grazie ancora. Io ringrazio tutti e ora vorrei donare un piccolo gadget al dottore Giuffrè, il ricordo di questa a Tosca. A Giulia e a Giossi. Giossi e Giulia. Allora, Marilu, questo è tuo. Ringrazio tutti, in particolar modo il mio grande amore. Ringrazio Tosca, ringrazio l'autore, ringrazio Irene, ringrazio tutti i presenti. Grazie ancora. Amen.